Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Bentrovati a questa vigilia della quarta domenica d'Avvento. Questi sono i giorni nei quali preparare il presepio. Infatti i presepi più belli sono quelli che si preparano con un certo anticipo, da lontano. Io poi trovo che quando uno fa il presepio in casa sua, farebbe bene a metterci anche se stesso, prima o poi, e i suoi familiari insieme a lui. Senza di noi i nostri presepi non sono completi. Comunque sia, quest'ultima domenica dell'Avvento già mette in scena due personaggi, Acaz e Giuseppe. Acaz è re di Gerusalemme, è preoccupato perché il suo piccolo regno di Giuda è in grave pericolo, c'è una grande potenza straniera che è lì per ingoiarselo. Gli viene incontro il profeta Isaia che gli dice: perché non chiedi al Signore che ti suggerisca lui una soluzione? Perché non gli domandi un segno? Acaz è uno che fa finta di credere in Dio, ma che è tutto fuorché credente. Che tu lo chieda o no, gli risponde il profeta, Dio stesso vi darà un segno. La Vergine darà alla luce un figlio, potrai chiamarlo così, Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Ma a che serve che sia con voi, se voi non li credete? Giuseppe è l'altro personaggio, un uomo alle prese con il proprio matrimonio da preparare, quando ecco che sorgono i problemi, la sua futura sposa è già in attesa di un bambino. Giuseppe ha sentore che in quella vicenda c'entra niente meno che Dio stesso e a quel punto pensa che la soluzione migliore sia quella di mettersi da parte. Solo che i piani di Dio vanno oltre le sue previsioni. Non temere di prendere con te Maria tua sposa, si sente dire, perché sì, è vero che il bambino che lei porta in grembo viene da Dio, ma sarai tu che gli porrai nome Gesù, perché sarai tu suo padre. Forse noi, a differenza di Acaz e di Giuseppe, abbiamo la fortuna di non essere angosciati o preoccupati per nessun problema, ma siamo sicuri per questo di potercene star fuori dal presepio? Salvezza, salvatore, possono essere soltanto parole. Oppure possono essere risposta a certe domande che ci portiamo dentro, diverse quanto siamo diversi noi con le nostre situazioni di vita. Ebbene, occorre lasciarle venire fuori quelle domande, anzi, nasconderle sarebbe controproducente. Evitiamo di mettere sotto una coltre di tutto va bene o di facciamo finta di essere contenti. Questo significa non solo preparare il presepio, ma entrarci, trovare il proprio posto, farne parte in tutta spontaneità e naturalezza. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.